clamoroso. Inzaghi assente dall'allenamento dopo il record fallito. Lunedì l'atmosfera alla Pinetina è stata incandescente. Il pareggio contro il Cagliari ha tenuto tutti svegli e oggi una notizia ha scosso ulteriormente i tifosi nerazzurri. Simone Inzaghi non ha diretto l'allenamento. Cosa sta succedendo? Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Domenica sera, amarezza a San Siro per l'Inter. Nonostante le aspettative di una vittoria agevole contro il Cagliari, il match si è rivelato una vera battaglia. Nonostante il gol iniziale di Marcus Thuram sembrasse indirizzare la partita verso i nerazzurri, i sardi hanno dimostrato una tenacia incredibile, conquistando un pareggio che ha lasciato l'Inter con un gusto amaro in bocca. Il Milan, contemporaneamente, ha pareggiato contro il Sassuolo, rendendo ancora possibile lo scenario di una conquista dello scudetto nel prossimo derby. Dopo la delusione di ieri sera, Inzaghi ha deciso di non dirigere l'allenamento di oggi. Forse cercherà conforto nella cerimonia di consegna del premio nazionale Enzo Bearzot al Salone d'Onore del CONI. Un riconoscimento meritato per il lavoro svolto durante questa stagione. La decisione è stata presa dalla giuria, guidata dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e dal numero uno dell'US ACLI, Damiano Lembo, con la presenza del presidente del CONI, Giovanni Malagò, e del presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Un riconoscimento che sottolinea il valore del lavoro di Inzaghi. L'Inter è consapevole dell'importanza di Inzaghi, sia a livello umano che professionale. La proprietà vuole continuare il ciclo vincente iniziato 3 anni fa, che ha portato al primo scudetto della sua carriera da allenatore. Il prossimo mercato estivo potrebbe essere cruciale per rinforzare una rosa già di alto livello, puntando a brillare nuovamente in Europa dopo la delusione in Champions League agli ottavi di finale.